Cresce l'incidenza dei tumori alla mammella, ma aumentano le probabilità di guarire. Questo grazie a terapie sempre più innovative ed efficaci, ma anche e soprattutto grazie alla prevenzione. Anche quest'anno il Responsible Research Hospital ha aderito alla campagna Nastro Rosa, promossa dalla LILT con due appuntamenti. La carovana della salute a Termoli e una domenica di screening gratuiti rivolti alle donne tra 40 e 49 anni, una fascia esclusa dallo screening nazionale. Un nostro team di professionisti si è messo a disposizione per effettuare lo screening, approfondire la tematica e cercare di fugare ogni dubbio. La prevenzione non ha età, è fondamentale prendersi cura di se stesse e della propria salute. Proprio di investire più risorse economiche in quella che è la prevenzione, quindi abbattere liste di attesa, creare nuovi ambulatori con nuovi mammografi in modo tale che tutte queste risorse vengano impiegate per fare la diagnosi precoce. Una paziente correttamente seguita dalla diagnosi fino alla terapia ha più possibilità di guarire. Il tumore della mammella oggi guarisce, ma deve essere trattato in maniera corretta nelle giuste strutture. Oggi l'importante è avere una struttura ben attrezzata con un gruppo multidisciplinare molto molto coeso. La campagna dell'Ottobre Rosa quest'anno ha puntato sulla prevenzione come migliore amica di ogni donna, questo è lo slogan, ed ha un unico obiettivo, raggiungere nel giro di pochi anni la mortalità zero per carcinoma alla mammella.